sera. Scrivi, sfoga, dici quel che pensi, dacci la tua idea. Siamo rossoneri, siamo quelli che non han paura. Apri questo sito, abbiamo bisogno di una voce nuova. Hello, 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 Milanello. Rispondiamo a tutti, a questo e quello. Quanto è bello. Ciao. Sì, sì, ragazzi, ve l'avevo detto che sarebbe stato il derby della svolta. L'abbiamo portato a casa, ragazzi. Primi in classifica, imbattuti. Abbiamo rivinto il derby, abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio. Comandiamo Milano, comandiamo l'Italia, oggi siamo tornati ufficialmente una grande squadra. Ve l'avevo detto nel video di questa mattina, oggi è l'occasione per vincere e per tornare ad essere grandi. Abbiamo battuto la Juve l'anno scorso, qualcuno diceva per caso, quest'anno abbiamo battuto tutti, compresa la seconda squadra di Milano che comunque è più forte di noi. E ora, cari amici, non siamo più una sorpresa. Partita straordinaria, temevo fino all'ultimo. Sofferenza nel finale con quel tacco di Lukaku, quel rigore che è stato dato poi tolto fortunatamente. Un super, un re, uno straordinario Zlatan Ibrahimovic che è il re di Milano. Lukaku l'anno scorso aveva fatto il tweet il re di Milano, nuovo re di Milano. Il re di Milano è Zlatan Ibrahimovic, che è qualcosa di straordinario. Faccio i complimenti a tutti davvero, anche se qualcuno magari non ha giocato benissimo, ma chi se ne frega. Ibra che sbaglia rigore però poi segna, e poi il gol di Lukaku. Abbiamo saputo soffrire, cosa che gli anni scorsi magari non riuscivamo a fare. Siamo stati squadra matura, siamo stati in grado di soffrire fino alla fine, di tenere botta e di gestire comunque un risultato che poteva forse essere più rotondo all'inizio o magari anche diverso, ma abbiamo vinto. Siamo primi con un gol subito in 4 partite, 12 punti fatti. Siamo a più 5 sulla seconda squadra di Milano, più 8 se non sbaglio sulla Lazio, siamo in testa, siamo da soli, l'Atalanta ha perso, ha vinto il Napoli, ma noi siamo in testa da soli, andiamo a letto dopo 4 giornate, stasera, con i nostri sogni d'oro, primi in classifica, cosa che non accadeva dopo tanto tanto tempo. Le stagioni, dico sempre, cambiano anche da come tu inizi, è ancora l'emozione. Il Milan è iniziato benissimo, 4 su 4, l'anno scorso di questi tempi avevamo pochissimi punti, eravamo già fuori dal discorso quarto posto. Quest'anno invece siamo dentro, siamo primi, siamo certezza, siamo aumentati a livello di autostima, 20 risultati utili consecutivi non si fanno per caso, e adesso sono anche le altre a temerci. Dopo oggi possiamo battere chiunque. E quindi, cari amici, stringiamoci tutti attorno, stringiamoci idealmente uno attaccato all'altro ed esultiamo. Io a QSUS ero pieno di gioia, ho gioito davvero come non si faceva da diverso tempo, dopo un derby, e mi sono tolto anche qualche sassolino nei confronti dei cugini interisti. Risultato giustissimo, vittoria della maturità, dell'intelligenza e anche dell'esperienza di Ibrahimovic e di Chiara che hanno retto la squadra. Sottolineo la prova esaltante di Kessi, che è stato uno dei migliori in campo, ma anche dello stesso Bennacer. Sottolineo l'assist di Leao, che poi purtroppo viene sostituito perché esce un po' dalla partita. Sottolineo super Zlatan Ibrahimovic su tutti. Çalhanoğlu che non ha sbagliato un pallone. Çalhanoğlu non gliela tirava via e creava sempre superiorità numerica. Prova buona anche di Salemakers, che ha dato in là il gol che ha portato appunto al calcio di rigore, all'azione del calcio di rigore. Dietro non mi è piaciuto Theo Hernandez, che ha sofferto troppo Hakimi. I centrali Chiara e Romagnoli benissimo, Chiara ha sofferto un po' la rapidità di Lautaro, si è fatto anche ammonire ma poi ha gestito benissimo. Nel secondo tempo Lautaro non pervenuto, zero. Lukaku fisicità, sempre cercare l'anticipo Romagnoli, a tenerlo, a francobollarlo, a non farlo girare. Benissimo anche Romagnoli, Calabria attento, chi è entrato poi ha fatto bene. Bravissimo Pioli che ha preparato benissimo la partita, a differenza dell'allenatore più pagato della nostra Serie A con 1 milione di euro al mese. Faccio i miei complimenti a Pioli che ogni tanto ho criticato, oggi l'ha gestita benissimo, l'ha preparata benissimo con il coraggio di Leao a dare a offendere, seppur poi Hakimi
Ha messo in difficoltà Theo Hernandez, ma Leao ha messo in difficoltà D'Ambrosio e ha messo l'assist. Le partite come queste segnano forse ancora di più l'autostima, la certezza che nel frattempo è aumentata. Quello che vi dico, che mi dico, è che non siamo più una sorpresa. Siamo ufficialmente tornati oggi ad essere una grande squadra. Il Milan oggi è tornato lì. Non dico che deve vincere lo scudetto, anche se stasera andiamo letti tranquilli, primi in classifica, ma siamo tornati grandi, davvero una partita che ci ricorderemo, che finalmente torniamo a vincere nel derby che da troppo tempo non vincevamo. L'ultimo in campionato aveva segnato Bacca, Niang ed Alex, se non sbaglio, e quindi adesso ci diamo soddisfazioni, anche perché mettiamo in difficoltà l'allenatore della seconda squadra di Milano, Conte, il più pagato, e anche ovviamente il loro gruppo, la loro squadra che adesso è a meno 5 da noi, vediamo poi cosa fanno le altre. La Lazio nel frattempo la scartiamo per il quarto posto per quanto mi riguarda, vediamo cosa fa la Roma, il Napoli è in realtà importante, l'Atalanta ha perso oggi molto male, sarà un bel campionato e oggi c'è la conferma, siamo tornati una grande squadra e io questa mattina ve l'ho detto, è l'occasione per tornare ad essere grande squadra. Amici, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi qui in questa zona. Mettete ovviamente il like, sfondiamo di like questo video perché siamo tornati ad essere padroni di Milano e oggi andiamo a letto insieme, tutti insieme, abbracciati idealmente, primi in classifica. Video ogni giorno, faremo anche le pagelle. Questa settimana ce la viviamo anche con tante dirette, forse una già domani. Avete vissuto la partita in diretta con l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti e adesso ragazzi, che dire? Continuiamo stasera, andiamo a letto felici da primi in classifica. Voi iscrivetevi qui, fate anche voi il vostro dovere e che dire, Forza Milan, sempre! Siamo rossoneri, siamo una famiglia vera. Scrivi, sfoga, dici quel che pensi, dacci la tua idea. Siamo rossoneri, siamo quelli che non han paura. Apri questo sito, abbiamo bisogno di una voce nuova. Hello, 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 Milanello. Rispondiamo a tutti, a questo e quello. Quanto è bello. Ciao.